è un qualcosa con cui i conti bisogna farli, bisognava già averli fatti. E sicuramente è una strada che però va interpretata, secondo me, correttamente, nel senso che da una parte la rete impone un linguaggio diverso, quindi anche i film che vogliono avere il loro sbocco nella rete devono essere diversi, linguisticamente parlando, da quelli che vanno al cinema, perché purtroppo il pubblico della rete è diverso, cioè il pubblico della rete non ha tanta dimestichezza con il cinema tradizionale. E poi c'è l'altro, invece, volendo rimanere sulla possibilità di distribuire i film tradizionali, bisogna trovare un sistema per cui sia remunerativo, cioè troppi film vengono scaricati dalla rete senza nessun tipo di controllo. Questo è il paese dove c'è meno controllo, cioè dove c'è più pirateria, e quindi se non si regola quello, sì, il cinema viene diffuso, ma i soldi non ci stanno più.